Salve a tutti, sono Simone Di Silvestro, chef e patron del ristorante Pantalini di Calcinelli, e questa sera vi proporrò una nuova ricetta che abbiamo in menù da una settimana. È polpa d'anatra in porchetta con crema di fagioli borlotti. Allora, per la preparazione del piatto abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: della polpa d'anatra, del trito con finocchietto selvatico, rosmarino, aglio e olio extravergine, della zuppa di fagioli che andremo a frullare, dei pomodorini secchi, olio che abbiamo già aggiunto nel trito ma lo useremo anche nel finale, sale e pepe. Allora, iniziamo con la carne e il suo condimento: sale, pepe, il trito che abbiamo fatto con rosmarino, finocchietto selvatico ed aglio, praticamente il condimento che si usa normalmente nella porchetta. Qualcuno non mette il rosmarino, poi a seconda dei gusti. Andiamo a condire bene la carne, dopodiché la mettiamo in un sacchetto da cottura . Lo andiamo a chiudere e a togliere l'aria. Praticamente l'abbiamo messa sotto vuoto in un sacchetto da cottura e lo cuoceremo al forno per 4 ore a 70 gradi. Questo è il risultato della cottura al forno sotto vuoto a 70 gradi. La carne è praticamente cotta, però non rosolata. Questa cottura ci aiuta a mantenere i succhi della carne all'interno della carne, quindi la carne rimarrà anche dopo il fine cottura succosa e non rimarrà secca. Andiamo a finire la carne in padella. Andiamo ad aggiungere un filo d'olio, perché nella carne ne abbiamo messo comunque poco. In questo tipo di cottura la cosa bella è che la carne non ha soffritto, ha meno sale e l'olio praticamente pochissimo, basta diciamo il grasso della carne stessa. Andiamo ad aggiungere un filo d'olio per il fine cottura, ne basta poco, e poi aggiungiamo, quando la padella è ben calda, la carne e la finiamo, la facciamo praticamente rosolare, però invece che prima della cottura, a fine cottura. La cottura a questo punto risulta molto veloce, perché dobbiamo solamente far prendere colore alla carne. Procediamo all'impiattamento. Prendiamo la zuppa di fagioli che abbiamo frullato. Adagiamo la carne, il pomodorino secco, il piatto è pronto: petto d'anatra in porchetta con crema di fagioli borlotti.